Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Scusate la mia faccia orribile, innanzitutto guardate bene quel locale alla mia sinistra. E ci sono tipo i miei amici che mi stanno guardando e ridendo molto, in maniera molto scomposta. Praticamente è il mio compleanno, è il 9 maggio, siamo arrivati a Barcellona da un paio d'ore, sta piovendo, c'è un tempo orribile. E scusate se sono struccata, ma io non vado mai in aereo truccata, perché sennò la mia pelle si ribella a ogni singola cosa che esista. E in questi giorni, insomma, vi farò venire con me a Barcellona. Vi volevo solo avvisare che non sarà un vlog particolarmente culturale, perché praticamente noi siamo... cioè, io ho vissuto per un mese a Barcellona nel 2012 e ci sono tornata per altri 10 giorni a settembre. Quindi in realtà tipo cose come Park Güell, entrare nella Sagrada Famiglia, sono tutte cose che ho fatto e strafatto. Insomma, sarà più una roba... no, sarà impossibile vloggare con i miei amici, mi guardo. E vi volevo dire, insomma, sarà più una roba di divertimento, per cui prendetela per così per com'è. Adesso andiamo a lasciare le valigie, perché noi siamo ancora con le valigie dietro e ci riaggiorniamo dopo. In realtà, tipo, volevo chiudere il video e riaggiornarvi dopo essermi truccata in albergo, però la verità è che mi sono dimenticata di dirvi perché dovevate tenere al mente il posto alla mia sinistra. Praticamente siamo andati a mangiare lì. E adesso siamo nel quartiere di Fontana, che è un quartiere molto bello e caratteristico, peccato che appunto ci sia questo tempo del cavolo, in cui ci sono molti ristoranti di cucina etnica o comunque ci sono molti negozietti artigianali, molto molto bello. E praticamente a settembre avevamo scoperto questo piccolo ristorante libanese che personalmente fa i migliori falafel che abbia mai mangiato, e fidatevi, ho mangiato tantissimi falafel nella mia vita, e quindi insomma ve lo volevo consigliare. Magari vi metto l'indirizzo preciso nell'info box se qualcuno di voi passa per Barcellona, ma in Calle della Perla, e in totale avremmo speso sui 12-13 euro a testa, compreso di tutto, considerando che non abbiamo preso solo falafel. Ci riaggiorniamo dopo veramente adesso. Lettori, siamo al... come si chiama questo centro commerciale? Diagonal Mar. Siamo al Diagonal Mar, siamo sudatissimi perché fa un caldo allucinante. Praticamente che è successo? Ha cominciato a fare prente temporale, acquazzone, quindi abbiamo detto non possiamo andare in giro. Andiamo da Primark, così ci togliamo di mezzo Primark il primo giorno, le prime volte, e ciccio. L'unico problema del Primark di Barcellona è che è affollato a livelli allucinanti, cioè molto più di quello di Londra, molto più di quello di Madrid, è stato atroce e orribile. Pensavo che avevo trovato molta più roba, invece ho speso solo 48 euro, tipo qua ci sono le buste. Allora, questo qui è il mio nuovo zaino di Zara, tra l'altro non ve l'avevo nemmeno fatto vedere, è bellissimo. E qui c'è la mia busta, lì c'è Valentino, lì c'è la busta di Valentino. E adesso torneremo verso il centro e ci daremo una sistemata. Io tipo mi ero anche truccata pensando che poi saremmo usciti direttamente, invece no, dobbiamo andare a lasciare le buste. E insomma andiamo a cenare, andiamo a bere un po', a festeggiare veramente i miei 24 anni. Però vi dirò, sono relativamente contenta di quello che ho trovato a Primark, specialmente per una maglietta che mi piace molto, e vedremo come andrà. Io voglio solo tipo andare a stendermi in un angolo, cioè vi giuro, io adoro fare shopping, lo adoro, e non avrei resistito un secondo di più dentro Primark. Vieni Andrea, vieni, vieni, fai il video con me. Salve lettori, lui è il mio amico Andrea, che ciao. Però è già fidanzato. Lui e Valentina già lo conoscete, Chiara fatti vedere. Sono... andate avanti adesso. Leggete Topolino e Pick Up. Sono praticamente con loro a Barcellona. Avrei tanto voluto vloggarvi la serata, specialmente quella del mio compleanno. Siamo appena usciti da Tapadù, che è un locale al quale siamo legati sentimentalmente per un sacco di ragioni. E abbiamo fatto fuori il primo litro di sangria. Però ho deciso che no, finisco qui il vlog di questa giornata, perché mi voglio godere la serata insieme ai miei amici, non voglio pensare di poi dover registrare, non voglio avere il pensiero di dovermi mettere dopo davanti a una videocamera, voglio semplicemente godermi il momento e pensare solo a quello. 24 anni per me significano tanto, e in questo momento significano tanto 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 essere insieme alle persone alle quali voglio bene. Sono veramente veramente contenta di dove sono adesso nella mia vita. E con questo pensiero troppo filosofico per me, ci vediamo domani. Però voglio anche dirvi che sono veramente veramente contenta di poter condividere questa esperienza con voi. Ci vediamo domani. Benvenuti nel giorno 2.
Siamo ancora in camera, questa qui è la camera che abbiamo preso su Airbnb. Magari poi vi faccio un video in cui mi parlo tipo di come risparmiamo per viaggiare, vi parlo anche di Airbnb. Sostanzialmente la camera è tipo minuscola, cioè vedete qui c'è lo specchio, qui finisce il letto dove sono io. Non raccomanderei l'host perché non è stato particolarmente gentile. Vi sto facendo questo video, non so tipo dove guardare in questo caso perché c'è lo specchio davanti a me. E sto facendo questa parte di vlog qui perché volevo parlarvi di una cosa, boh, carina, simpatica. Praticamente da un po' di tempo a questa parte ho l'abitudine di farmi un trasferello, un tatuaggio finto in occasione del mio compleanno. L'anno scorso avevo un bellissimo pezzo vintage su tutta la spalla, magari se ritrovo una foto ve lo linko dopo, cioè ve la metto da qualche parte. E volevo farvi vedere prima di uscire, prima di andare a fare colazione, comunque prima mattina, volevo far vedere il tatuaggio di quest'anno perché è bellissimo. È tipo, vabbè, qui vedrete la scritta al contrario, temo. È un unicornino che dice awesome sul mio braccio. Tra l'altro ci sta benissimo, vabbè, lì c'è il mio tatuaggio vero, però dicevo ci sta benissimo, magari me lo faccio davvero. A Lettore abbiamo fatto colazione e adesso siamo dalle parti della cattedrale di Barcellona, tra poco ve la farò vedere. E abbiamo fatto un po' di giri per negozietti, non ho filmato lì perché c'erano molti lavori, molti rumori, eccetera, per cui secondo me in video non avrebbe retto tanto, però erano delle stradine molto molto carine. E siamo passati da The Body Shop, io ci vado sempre quando sono a Barcellona perché in Italia non esiste più. E Valentino mi ha regalato un profumo molto buono. E poi siamo passati dal nostro negozio preferito di tè. E abbiamo preso un po' di tè freddi per l'estate, quindi sempre a infusione, sfusi, però da poter fare anche con il ghiaccio. Adesso, dietro di me vedete la Fondazione Gaudì e adesso vi faccio vedere la cattedrale perché è veramente bellissima. Per fortuna il tempo si sta un po' aggiustando, non c'è proprio sole, però non credo che minacci pioggia. Una cosa molto brutta che vi devo dire è che praticamente ero molto gasata. E di andare a vedere lo spettacolo delle fontane danzanti stasera, che è una roba bellissima e non vedevo l'ora di farvela vedere, io l'ho vista tante volte. Ma a quanto pare a maggio la fanno da giovedì a domenica e noi torniamo giovedì mattina, quindi niente. Però troverò qualcosa da farvi vedere, giuro. Ho la sensazione che, ok, sono qui solo da 24 ore, ma vi sto facendo vedere solo me stessa e non mi piace tanto, voglio farvi vedere Barcellona. Questa qui è la cattedrale di Barcellona. È bellissimo. E solitamente in questa piazzetta che adesso vi farò vedere intorno a me, tentando di non farvi venire il mal di mare. Valentino, fai ciao. E fanno la fiera del libro per ragazzi. Ci siamo trovati diverse volte, purtroppo oggi no. Siamo all'interno del giardino della cattedrale di Barcellona. Ovviamente, cioè, e per entrare qui bisogna passare da dentro la chiesa, l'entrata è gratuita, non vi faccio video dentro la chiesa perché mi sembra molto molto poco rispettoso, però ecco, il giardino è veramente bello e in generale vi consiglio di venire qui, è gratis, c'è un'atmosfera molto mistica dentro la chiesa, è stupendo, con queste volte altissime, molto gotiche. Siamo nel barrio gotico e volevo solo prendere un secondino per farvi vedere, cioè, quanto è bella l'architettura qui in giro, quel ponte è stupendo, veramente. Ah, cioè sembra di camminare tipo, boh, 500 anni nel passato. Sembra di essere usciti da Game of Thrones. Siamo finalmente arrivati alla Barceloneta e praticamente questa qui è la zona del porto. È secondo me una delle zone più belle di Barcellona in cui è più bello passeggiare. Praticamente qui c'è il porto, poi quella statua lì che vedete è la statua di Cristoforo Colombo che punta verso le Americhe. Quell'edificio bianco lì è l'acquario che io ho visto nel 2012 ed è stata un'esperienza veramente magnifica, anche perché tu sei in questo tunnel in cui, cioè, intorno a te c'è tutta acqua. Praticamente passi in un cunicolo sott'acqua, è stupendo. Lì c'è la montagna, su quella montagna lì arriva una funivia che non ho mai fatto perché me la faccio sinceramente sotto. E lì in fondo, quell'edificio lì che vedete con la scritta, scusatemi, con la scritta Mare Magnum, è un centro commerciale. Siamo in una traversa della Barceloneta, qua vedete il mio gruppetto allegro di amici, e siamo appena stati a mangiare in questo locale qui, che fa slow food, cose a chilometro zero, o comunque robe bio, e ciao Andrea, lo sapevo che l'avresti fatta, ed è stato buonissimo, quindi vi consiglio assolutamente di venire a mangiare qui, magari vi metto l'indirizzo preciso nell'info box, ma veramente veramente ottimo ed è un locale gestito da italiani.
Quindi insomma non avete nemmeno il problema della lingua se non vi va di parlare spagnolo o inglese. Sta ricominciando a piovere e io sto seriamente rischiando la vita a tenere il cellulare a riprendermi perché siamo in mezzo alla folla. Praticamente adesso ci siamo separati, Chiara e Andrea sono andati a visitare l'acquario, che però io e Valentino abbiamo già visto perché abbiamo deciso di non tornarci, mentre io e lui, ciao Valentino, e adesso stiamo facendo un giro sulla Rambla. Magari flippo la videocamera e ve la faccio un po' vedere. Qui è la Rambla, come potete vedere è tipo semplicemente un immenso stradone, cioè in realtà tipo in video non verrà mai bene, però è proprio una grossa isola pedonale in mezzo alla strada. Io credo si pensi che ci sia una sola Rambla. In realtà Barcellona ogni quartiere ha la sua Rambla, questa qui è solo quella principale e ovviamente è quella più grossa. Qui è la boccheria e il mercato della frutta che si trova praticamente a sinistra della Rambla. Adesso vi porto a fare un giro dentro. Non dovrebbe portare pioggia, abbiamo tantissime cose da fare, spero che ce la faremo. E vi volevo ragguagliare, adesso stiamo andando a fare colazione su ieri, perché non ho riguardato le registrazioni ma ho la sensazione di aver interrotto il vlog in maniera un po' strana. Che cosa è successo? Praticamente mentre giravamo per il Raval per un po' di negozietti, perché cercavamo dei regalini, poi non mi ho trovato niente, praticamente mi è venuto il ciclo. Non me l'aspettavo, mi doveva venire diversi giorni dopo essere tornati. E quindi con Valentina abbiamo preso la decisione di tornare in appartamento, perché io soffro tipo di tanti dolori legati al ciclo, quindi mal di schiena, mal di testa, mal di pancia, e volevo approfittare e riposarmi 2-3 ore in modo poi da riuscire a uscire la sera. Quindi pensavo che se mi fossi stancata molto durante il pomeriggio poi non sarei magari stata in grado di andare a cena o di andare in un locale a bere. Quando poi siamo usciti la sera, quindi mi erano passati un po' di dolori, e siamo usciti e diluviava a morte, per cui di vloggare non se ne parlava. Oggi spero che sarà bel tempo e spero di riuscire a farvi vedere un po' della città. Cioè, vi avevo avvertito all'inizio dicendovi che non sarebbe stato il massimo dei vlog culturali, però non pensavo così poco. L'indirizzo nell'info box, si chiama Hibernian Second Hand Bookshop, English Bookshop, scusatemi, e me ne sono uscita con un libro. Ho preso The Angel's Game di Carlos Ruiz Zafón. Sì, è un po' brutto prendere un autore spagnolo in inglese, però insomma, tanto comunque l'avrei letto tradotto e lo sapete, mi fa piacere tornare a casa con un souvenir libresco di una vacanza. Appena uscito il sole, è bellissimo, non mi sembra vero. Stiamo passeggiando per il quartiere di Fontana e siamo appena stati a mangiare in un ristorante palestinese. Ho preso il biglietto per farvelo vedere, abbiamo mangiato benissimo. Si chiamava Ask Dinia e c'era il menù a 9,90€, però veramente ci è saziato un sacco. Il cibo era di qualità, c'erano anche tipo bevande incluse, caffè incluso, e il posto era stupendo dentro, cioè era un po' industrial, hipster, non lo so, però era figo e mi è piaciuto un sacco, quindi mi sentivo di raccomandarvelo. Tra l'altro siamo passati, però non ho avuto tempo di filmarlo perché andavamo un po' di fretta, da Delirio, che è una bottega di gioielli artigianali gestita da una ragazza. Io c'ero già stata a settembre e Valentino mi aveva regalato una collana
E praticamente ci siamo tornati perché Valentino, visto che era il mio compleanno, aveva piacere di regalarmi un'altra cosa da lì e mi ha preso questi orecchini, che sono in oro con la pietra, non mi ricordo perché me l'ha detto in spagnolo, però sono bellissimi e li ho voluti mettere subito. E adesso andiamo verso il parco del labirinto. Spero quindi di farvi vedere un po' una cosa, però cioè, almeno è uscita fuori una giornata semi bella, in realtà ci sono i nuvoloni. Abbiamo preso la metro e siamo scesi a Mundet e adesso siamo arrivati fino al parco del labirinto, si chiama. Praticamente questo parco è bellissimo, magari vi registrerò tipo i pezzi più belli. Scusate se ondeggiamo, ma sto camminando e sono distrutta perché per arrivare qui si fa un po' di salita e l'aria si è riscaldata parecchio nonostante sia nuvoloso. Comunque è un giardino bellissimo che somiglia molto molto ad una foresta e sono veramente contenta che abbia smesso di piovere, che quindi abbiamo avuto la possibilità di venire qui. Sembra di stare proprio in una foresta. Ah, siamo arrivati al cuore del parco e anche il motivo per cui si chiama Park del Labirinto. Praticamente quello che vedete in fondo, lì a destra c'è una coppia sposina che sta facendo le foto, e quello che vedete in fondo è il labirinto nel quale entrerò tra poco. E questa qui è tutta la zona intorno, praticamente questa qui era la villa di qualche nobile, di un amico del re, non ricordo esattamente, che adesso è stata trasformata in parco. Qua c'è questa specie di mausoleo qui dietro, mi dispiace perché stanno facendo moltissimi lavori. Volevo farvi vedere tipo anche la cascata, ma l'hanno drenata. Per cui ci becchiamo un po' solo un mezzo parco del labirinto, però non vedo l'ora di entrare lì dentro, sarà bellissimo. Questo qui è il labirinto visto dall'alto. Non vedo l'ora di entrarci. E poi di fianco ci sono queste strutture qui. Ed è uscito un sole pazzesco e fa un caldo micidiale. Siamo di fronte alla Sagrada Famiglia, che è tipo una delle cose più straordinarie che io abbia mai visto. Ci sono stata diverse volte e a settembre siamo stati anche a visitarla da dentro. E adesso non entriamo perché ovviamente avendola vista di recente non ci torniamo, lì sono costruite un'altra mano. Cioè, per darvi un'idea, cioè questi qui di fianco sono palazzi a diversi piani, cioè non sono palazzetti. Sembra una chiesa completamente diversa, è assurdo e allucinante. Io mi congedo da questo ultimo giorno pieno a Barcellona facendovi vedere la spiaggia al tramonto. È una roba semplicemente fuori dal mondo. Vittorio, ultimo giorno, tra qualche ora abbiamo l'aereo e ne approfittiamo per fare un ultimo giro del Raval, comunque per goderci un po' l'architettura. È uscito il sole, cioè il sole che esce le ultime 24 ore che siamo a Barcellona, e visto che non abbiamo alcuna meta in particolare, ciao signore, visto che non abbiamo alcuna meta in particolare, credo che il vlog si concluderà qui. Non farò la parte haul come le altre volte, e in caso farò una cosa separata, anzi fatemi sapere se siete interessati. E visto che il mio vlog finisce qui, io vi mando un bacio e ci vediamo giovedì.